buonasera, benvenute le persone presenti in sala, benvenute le persone che ci stanno seguendo da casa per questo sabato sera del Centro Studi e Ricerche CDA 102 e benvenuto a Paolo Brega, che accoglierei subito con me. Siamo veramente molto contenti di avere Paolo ancora fra di noi, lui è venuto da noi ormai almeno 3 o 4 volte. Sicuramente quindi, 3 volte, forse anche così. Infatti, quindi questa è davvero la quinta volta, insomma, comunque che Paolo è qui con noi trattando tanti argomenti diversi, sempre diciamo sulla stessa linea di pensiero, quindi sono sempre serate che tendono a fare alta filosofia, ad aprire la mente a discussioni che vogliano andare un pochino oltre quelli che sono gli argomenti un po' triti e ritriti su cui si ragiona di solito. Ecco, Paolo è una delle persone ideali con cui affrontare argomenti di un certo spessore, di una certa profondità, e quindi è veramente con estrema gioia che noi lo chiamiamo qua, perché è davvero sempre una boccata d'aria fresca averlo qui. E questa sera ci parlerà di un argomento molto particolare, che è il contributo dell'arte nella ricerca esoterica. Noi siamo un pochino in ritardo, quindi io non voglio togliere ulteriore tempo a Paolo, che ha sempre tante cose interessantissime da proporci, ma vi invito veramente a seguire questa conferenza con grande attenzione, perché Paolo è una persona veramente molto in gamba, si è occupata di tantissimi progetti nel corso degli anni, si occupa ancora di tantissimi progetti, il suo nome sicuramente non sarà nuovo per tutti coloro che amano questo tipo di ricerca, passatemi il termine, alternativa, anche se a me non piace assolutamente come termine, già ho avuto occasione di dirlo in altre circostanze, però per intenderci, ecco, lasciate che io usi questo termine per intendere appunto una ricerca che non proviene direttamente dal mondo accademico, ma che è comunque di alta qualità, di alto spessore, e questa serata sarà sicuramente eccezionale. Grazie Paolo, veramente, e grazie a tutti voi. Grazie a voi. Grazie a voi, speriamo di riuscire a dare un'ulteriore boccata d'aria fresca, come ha detto Corinna. L'ultima volta che ho avuto l'onore di partecipare a una serata qui organizzata dal Centro Studi, avevamo parlato della separazione, per chi c'era probabilmente se lo ricorderà, avevamo parlato della separazione del confine tra mondo visibile e mondo invisibile, causata dall'esaltazione di un certo tipo di razionalismo scientista che ha caratterizzato la filosofia e il pensiero degli ultimi secoli. E proprio da qui vorrei ripartire oggi insieme a voi, da dove l'avevamo lasciato, ovvero da una frase di un filmmaker indipendente italiano, che è proprio quella che leggiamo nella slide, ovvero che solo un grande artista può rendere visibile la bellezza invisibile. Che cosa significa? Significa che attraverso l'arte, e perché voglio affrontare questo tema oggi con voi parlando di quello che è il contributo dell'arte, di quello che è stato il contributo dell'arte. Perché attraverso l'atto creativo la figura dell'artista è, a mio modo di vedere, il migliore esempio di soggetto in grado di gettare lo sguardo al di là delle semplici apparenze, al di là delle semplici percezioni sensoriali che viviamo attraverso i nostri 5 sensi, tatto, udito, olfatto e soprattutto la vista, ovviamente, trasformando questo tipo di percezioni in qualcosa che va oltre. Quindi l'artista è, secondo me, il soggetto migliore, comunque un soggetto che potenzialmente ha le caratteristiche per posizionarsi proprio al confine tra quello che è la semplice percezione della realtà visibile e tangibile da quello che è invece l'altra parte dell'universo, come la chiamo io, cioè la realtà invisibile, non percepibile solo ed esclusivamente attraverso i nostri 5 sensi. Significa in sintesi che l'artista è, più di altri, capace, traendo ispirazione dalla realtà, e questo è un concetto importante che poi svilupperemo in seguito, di traslare ciò che l'esperienza oggettiva suscita in lui in una dimensione che va oltre il cosiddetto velo di Maya della tradizione indiana, velo di Maya della filosofia di Arthur Schopenhauer.
traducendola in sentimento soggettivo, quindi il passaggio tra l'oggettività e la soggettività. In ultima analisi è indagatore della reale essenza delle cose oltre i limiti che la scienza impone. Quella dell'artista è una figura che, seppur immutata nella sua radice di ponte, quindi di posizione di confine, tra il mondo materiale e il mondo intellegibile, e il mondo divino possiamo chiamarlo, appena espressa, ha subito delle modificazioni nel corso dei secoli. Come recita la slide, se guardiamo alla storia, essa ci insegna che ogni forma d'arte è nata con uno scopo. Lo scopo di comunicare qualcosa, lo scopo di trasmettere delle sensazioni, lo scopo di raccontare la storia, di raccontare un contesto socioculturale. E a volte queste opere, quelle che hanno superato il deterioramento del tempo e non sono cadute nell'oblio, contenevano al loro interno anche dei messaggi importanti che trascendevano solo il semplice divertimento o l'intento educativo, e quindi volevano raccontare appunto qualcosa di esoterico, qualcosa di velato, di coperto, attraverso la simbologia che ritroviamo nelle grandi opere d'arte, sia della pittura, dell'arte visiva, sulla quale ci concentreremo oggi, sulla quale comunque mi sono concentrato oggi, sia anche comunque in tutto ciò che attiene alla dimensione artistica, che sia un'opera, un quadro, una pittura, una musica, un'opera teatrale, pensando a Shakespeare, eccetera, eccetera. Infatti, come recitava John Keats, bellezza è verità, verità è bellezza, e questo è tutto ciò che sai in terra ed è tutto ciò che ti occorre sapere. Come dicevo, l'artista, tornando alla figura dell'artista per contestualizzarlo meglio, seppur sempre posizionato a metà o comunque al confine tra mondo visibile e mondo invisibile, perché più di altri capace di gettare lo sguardo al di là delle semplici apparenze, ha subito delle modificazioni nel corso della storia. Nella Grecia antica, quello che noi chiamiamo artista, e parto dalla Grecia antica proprio perché la figura dell'artista nella Grecia classica, meglio di altri, veniva identificato e rappresentato come intermediario tra il mondo reale e il mondo divino o il mondo trascendente, era il poeta Abate, che grazie proprio alla facoltà concessagli dalle muse poteva cantare le gesta passate dei grandi eroi e declamare la potenza divina. Laedo, l'artista, recitava tutta memoria, era investito di ruolo divino, di tramite tra il mondo sensibile e il mondo olimpico, e fino all'età ellenistica gli artisti erano considerati diversi appunto perché in contatto con un mondo divino. E questo è molto analogo, va in analogia con quello che erano i vari riti e tutte le appunto la ritualità dei misteri orfici, dei misteri eleusini, che cos'erano in sostanza. La religione greca si divideva in religione olimpica e religione misterica, dove la religione misterica era proprio quella, diciamo, era il lato esoterico dell'ambiente, dell'ambito, del contesto culturale e spirituale della Grecia classica, che appunto permetteva agli adepti, agli iniziati, di conoscere e avere esperienza reale e concreta del mondo invisibile attraverso tutta una serie di studi, tutta una serie di rituali e quant'altro, addirittura fino a superare e travalicare il limite imposto dalla materialità, dalla fisicità, e l'obiettivo ultimo era proprio quello di conoscere l'al di là, conoscere ciò che c'era dopo la morte, di modo da superare la paura, il timore della morte. È nel Medioevo che invece la nozione di artista purtroppo si perse del tutto, un po' anche per quello che stavamo dicendo con Corinna prima dell'inizio di questo incontro, proprio con l'avvento dei secoli bui, l'oscurantismo medievale di un certo radicalismo cattolico,
aveva portato a ridurre la figura dell'artista a semplice artigiano, senza banalizzare la figura dell'artigiano. Ma questo perché? Perché purtroppo il presupposto era che l'atto creativo che caratterizza l'artista poteva essere soltanto appannaggio di Dio. Nulla e nessun altro poteva creare se non Dio, e quindi l'atto creativo dell'uomo non poteva essere tale, non poteva esistere, non doveva neanche sussistere. Quindi la figura dell'artista, l'importanza dell'artista si va un po' perdendosi con l'avvento del Medioevo. Fortunatamente, alla fine dei secoli bui, abbiamo un periodo, secondo me, fondamentale nella storia dell'Occidente, che è il Rinascimento. Perché con il neoplatonismo rinascimentale di Marsilio Ficino, nel 1462 ormai, che tra l'altro tradusse il Corpus Hermeticum di Ermete Trismegisto, la figura dell'artista riprende l'importanza che aveva già in epoca classica. Proprio perché nel Rinascimento e con l'umanesimo rinascimentale l'uomo viene rimesso un po' al centro dell'attenzione, con le sue peculiarità, con le sue capacità, con la sua, passatemi il termine, con la sua caratteristica divina intrinseca, appunto, quindi capace di poter portare un atto creativo. Tant'è vero che nel Rinascimento, è proprio nel Rinascimento, che Ficino e altri filosofi del tempo, gli altri pensatori del tempo, vanno a considerare l'artista proprio al pari di Dio, perché così come Dio ha creato il mondo, ha creato l'universo con l'atto creativo citato nella Bibbia della creazione, allora anche l'uomo è in grado, attraverso un atto creativo artistico, di creare la propria opera nel modo più completo possibile. Ed è il discrimine tra il fare e il creare, dove il creare, che prima era solo una nozione divina, l'uomo faceva, copiava, ma non poteva creare, ecco che con l'umanesimo, col Rinascimento, l'uomo torna a creare e torna ad essere considerabile come un Dio in terra. Il Rinascimento è fondamentale, secondo me, nella storia culturale dell'Occidente. E forse è un momento storico che ad altre culture, ad altre civiltà è venuto a mancare, proprio perché l'umanesimo che sottende il Rinascimento, che non è una novità filosofica, perché viene ripresa appunto da Platone, dal platonismo, con tutto ciò che chiaramente sottende alle teorie filosofiche di Platone. E più ancora di Platone mi viene in mente Plotino nel Rinascimento, tant'è vero che viene citato in un'opera di Michelangelo, e dopo la vediamo, nomi io. Plotino, il quale appunto aveva definito nella sua filosofia, nel suo corpo filosofico, come via per raggiungere la trascendenza, la via del bello, quindi la ricerca della bellezza in ogni cosa, bellezza che non era solo la bellezza armonica dell'architettura di Fidia, dell'antica Grecia, dell'armonia e dell'armonia delle forme, dell'equilibrio, ma era proprio la bellezza interna alle cose, la bellezza nascosta dal velo illusorio della materia che è presente nelle cose materiali. Il Rinascimento è anche il periodo in cui, in virtù di questo rinnovato umanesimo, si riscoprono tutta una serie di scienze, di ricerche e di quant'altro che il Medioevo aveva un attimo soffocato. L'alto Medioevo aveva un attimo soffocato. E sto parlando chiaramente di alchimia, di esoterismo, di astrologia e tutte queste scienze, perché nel Rinascimento venivano considerate tali, e vedremo anche poi a ragion d'essere, secondo me, proprio per questa rivalutazione dell'uomo in tutte le sue fatture. Il Rinascimento è l'epoca di Leonardo da Vinci, è l'epoca di Michelangelo, è l'epoca di Raffaello.
è l'epoca di Vasari, che nel 1500 parlerà dell'influenza dei pianeti, quindi dell'influenza dell'astrologia, nella vita dell'artista, specialmente di Saturno, sempre per tornare alla figura dell'artista e a perché l'artista, per sua natura, è più di altri, passatemi il termine, connesso con una realtà invisibile. Saturno, che in astrologia influisce sull'umore e il carattere, è colui che dona all'artista quella vena, chiamiamola di disagio esistenziale, quella vena di melancolia, che è lo stato umorale in cui si trovano un po' tutti gli artisti, che è un disagio esistenziale che poi vedremo non essere soltanto appannaggio degli artisti, ma che è motore, che sarà motore di tutto, in sostanza di tutte le dinamiche che osserviamo sia nel microcosmo sia nel macrocosmo. La melancolia è lo stato umorale in cui si trovano tutti gli artisti, è quella bile nera che permette una profonda introspezione, è quello stato in cui l'anima si ripiega su se stessa e raggiunge i lati più profondi dell'intelletto. È la nigredo, è la fase della nigredo alchemica, almeno per come la interpreto io. È la fase della nigredo alchemica, è la notte oscura dell'anima di San Giovanni della Croce. L'artista, in virtù di questo, risulta essere un personaggio cosciente più degli altri del segreto, o meglio, del mistero della vita e della morte. Cosa volevo dire con questa frase? Volevo semplicemente dire che l'artista, in virtù di questa capacità introspettiva, spinta introspettiva, mossa da questo disagio esistenziale, è più propenso di altri e permette anche attraverso la sua opera di conferirla, di comunicarla, di trasmetterla a noi che osserviamo, più cosciente, più sensibile a certi aspetti del creato, del mondo, dell'universo, che magari soffocati dal razionalismo o dalla vita quotidiana, dalla routine, non riusciamo più a vedere, non riusciamo più a percepire, non riusciamo più a osservare, perdendoci di fatto l'altra metà dell'universo, che poi, come avevamo detto, nella conferenza precedente, non è neanche una metà, perché se guardiamo si parlava del 5% di visibile, del 95% di invisibile. E questa non è solo una mia ipotesi, questa della notte oscura dell'anima dell'artista, che poi è una notte oscura dell'anima di tutti noi, perché in realtà già Aristotele aveva ipotizzato la correlazione tra i disturbi dell'umore e la creatività, per il quale appunto la disposizione naturale necessaria a creare opere artistiche si identifica appunto nel temperamento melanconico. Quindi già Aristotele, poi addirittura Platone, che recita: non è possibile che crei poesia chi non è posseduto da un dio e fuori di senno, confermano, almeno dal punto di vista del pensiero classico, questo tipo di interpretazione. Quello che vedete nella slide a sinistra è una tipografia di Dürer, dove appunto lui rappresenta la melancolia farcito da tutta una serie di simbolismi alchemici ermetici che vanno a raccontare, a descrivere quello che è la fase di nigredo alchemica da cui sostanzialmente parte e diventa il motore della ricerca esoterica, del viaggio interno alla psiche che ogni iniziato o comunque ciascuno di noi in realtà è chiamato a compiere per giungere alla consapevolezza di noi stessi, così come ci esorta a fare e recita l'epitafio dell'oracolo di Delfi. Lars von Trier ci ha fatto un film su questo tipo di discorso. Perché mi guardi? Perché la pronuncia mia chiaramente non è... L'inglese lo devo ancora imparare. Avrò un momento catartico anch'io nei confronti dell'inglese. Il disagio esistenziale ce l'ho già, quindi diciamo che sono già un passo avanti. L'arte in generale viene quindi avvertita come la via maestra per cogliere l'ideale neoplatonico di armonia e perfezione. Armonia delle forme, perfezione attraverso la simmetria e quant'altro,
ma anche e soprattutto come forma più immediata di intuizione dell'assoluto. L'arte ricerca l'assoluto mediante la poesia, la filosofia mediante la ragione e la religione mediante la fede. E lo vediamo nel trittico di Raffaello attraverso l'Eterno Velo, rappresentato dalla scuola di Atene, che rappresenta la filosofia e dove appunto viene rappresentato anche Plotino, che tanto ha dato contributo al pensiero rinascimentale, l'Eterno Bello, attraverso sempre il Parnaso, che rappresenta la poesia, e l'Eterno Buono, che invece è rappresentato in questo trittico di Raffaello, con la disputa, che rappresenta la religione, ovvero queste tre forme di pensiero, poesia, filosofia e religione. Lo scopo ultimo di questi tre principi è la ricerca del vero, la ricerca dell'assoluto, ovvero l'intuizione per comprendere quali sono le dinamiche e le meccaniche del mondo. Veramente bellissima questa cosa che hai appena detto, scusami se mi permetto, bellissimo, eterno vero, eterno buono, eterno bello. Sì, e sono i tre concetti rappresentati nel trittico di Raffaello dipinti. Sì, complimenti per meraviglioso. Poi bisognerebbe approfondire, chiaramente entrare più nello specifico, però il tempo a nostra disposizione è chiaramente, cioè quello che voglio fare non è, lo vedrete nel corso del, non è entrare nello specifico della singola opera d'arte, anche perché non ho le competenze di un critico d'arte, per cui non mi cimento a competere con altri soggetti, però è quello di cercare di offrirvi e di confrontarmi con voi al riguardo una diversa chiave di lettura nei confronti di quello che può essere, in questo caso ci stiamo concentrando sull'arte visiva rappresentata da una pittura, ma ripeto, come ho detto prima, musica, cinematografia, teatro e quant'altro, per vedere anche in quei casi che cosa c'è oltre, che cosa rappresentano. Perché se perdiamo la capacità, è quello che si diceva prima anche in questo caso, se perdiamo la capacità di vedere quello che c'è oltre, diventiamo degli automi, torniamo ad essere degli animali. Invece ringraziando Dio, non Dio propriamente, cioè ringraziando, non siamo soltanto animali, anzi il nostro cammino è quello proprio di elevarci dallo stato animale a un livello di conoscenza e consapevolezza maggiore, che poi è il principio alchemico in assoluto. Che noi facciamo conferenze, è la quarta volta che vengo qui al Centro Studi, sperando che non sia l'ultima dopo quello che dirò stasera. No. Dopo quello che dirò stasera, ma alla fine migliaia di anni di studi esoterici, il simbolismo ermetico, eccetera, 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 alla fine rappresentano tutti quanti, ci raccontano tutti quanti un'unica cosa, il viaggio introspettivo della psiche, che parte appunto dalla notte oscura dell'anima di San Giovanni della Croce, la nigredo alchemica, passa attraverso per le fasi di albedo e rubedo, per avere poi alla fine, la chiamiamola la salvezza, dando all'arte, in questo caso all'alchimia, una funzione catartica. E come dicevo, il Rinascimento è l'epoca di Botticelli, di Michelangelo, di Leonardo da Vinci, quindi senza soffermarci troppo, ma abbiamo Botticelli, la nascita di Venere, allegoria della filosofia neoplatonica basata sul concetto di amore come energia vivificatrice, mi si impappina la lingua, come una forza che fa muovere la natura, e non è che è solo nel pensiero di Botticelli, l'amore che muove il sole e le altre stelle lo ritroviamo in Dante, il primo motore immobile ancora di Dante, Michelangelo, dove per Michelangelo la scultura era una pratica particolare secondo la quale l'artista aveva il compito di liberare dalla pietra le figure che vi erano imprigionate. E questo è fantastico, perché in realtà lui non va a creare l'opera d'arte, lui libera dalla materia grezza ciò che vi è imprigionato,
Ora, il riferimento gnostico mi sembra quasi banale. Liberare dalla materia la luce, quindi l'anima che abbiamo. È molto gnostico, è molto... Tutte le arti lo fanno. Se vai a già la confusione... Anche, anche per la musica, anche altre... Certo! Ah, ma quando... È il compito in realtà dell'arte. Quando io ho letto che Michelangelo operava così, a me è stato un momento catartico nei confronti di Michelangelo, perché è veramente così, come appunto diceva Annalisa, mia moglie, poi capite perché mi metto a fare le conferenze e tutte queste cose qua, è proprio questo, cioè rivelare l'essenza, la figura, la luce dalla materia grezza, ed è quello che Michelangelo esorta con questa procedura, questa attività. Michelangelo esorta, come esempio, Michelangelo esorta ciascuno di noi a compiere questo nei confronti di noi stessi. Cioè quello che lui fa per creare la pietà di Michelangelo, quello che lui fa per creare quell'opera d'arte è ciò che dobbiamo fare noi. Cioè liberare noi stessi dalla materia grezza, quindi da tutto ciò che ci soffoca, da tutto ciò che ci appesantisce, da tutto ciò che ci lega appunto al mondo materiale grezzo e banale, per liberare in realtà quello che abbiamo dentro di noi e quindi scoprirlo e quindi conoscerlo. Che è il concetto del credendo vides, motto latino che significa letteralmente vedi credendo. Il razionalismo scientista che cosa dice? Dice che è reale solo ciò che vedi. L'esoterismo ci dice qualcos'altro. Ci dice che se credi, anche se credere non è la parola esatta, secondo me, solo se credi, o comunque solo se hai, e per credere significa solo se hai una propensione, solo se affini determinate conoscenze, solo se affini il tuo essere, solo se metti in sintonia il tuo essere con, allora riuscirai a vedere, cioè riuscirai a comprendere. È quello che viene anche, secondo il mio punto di vista, descritto, citato nell'esempio del Vangelo, quando dal Vangelo secondo Giovanni, quando San Tommaso è titubante sulla resurrezione di Gesù Cristo e quindi non riesce a credere, deve metterci il dito dal moto. E quello è il vedere per credere. Ma se sei obbligato a vedere per credere, tu ti stai perdendo tutta una serie di cose, di capacità, che ti permettono di vedere oltre la soglia del mondo visibile. Poi Polina lo sa che i Vangeli per me e il cristianesimo in quanto tale non è essenzialmente la via più corretta da dover seguire, però è indubbio che anche nel Vangelo ci siano molti riferimenti, almeno a mio modo di vedere, che richiamino le questioni alchemiche, le questioni esoteriche. Poi ovviamente il Vangelo è stato preso e circoscritto in solo alcune parti, lo sappiamo la storia del cattolicesimo come è nata, dal Concilio di Nicea che hanno tirato via tutta una serie di Vangeli gnostici e quant'altro, limitandosi solo al canone e quindi di fatto parcellizzando e limitando la possibilità di comprendere appieno, di avere una visione di insieme totale di tutti quelli che erano i testi che facevano parte del cattolicesimo, e quindi portando l'attenzione, spostando il focus solo sull'aspetto esoterico di tutta la questione, per dare in pasto ai fedeli e sostanzialmente tenerli al livello in cui sono. Questo è il discorso che abbiamo appena affrontato, quello del riferimento puramente gnostico sul concetto delle figure imprigionate e sulla liberazione tipicamente alchemica delle stesse
attraverso un processo di eliminazione delle scorie. E come Michelangelo noi abbiamo il compito di togliere ciò che ci blocca per liberare l'opera d'arte dentro di noi, rendendo la nostra vita un capolavoro. E questo è il significato catartico dell'atto creativo, cioè attraverso l'atto creativo dare risposta. E per atto creativo non intendo solo mettersi lì a dipingere, fare una fotografia, fare un film, cioè l'atto creativo significa creare, cioè trasformare e creare la nostra vita come se fosse un capolavoro. Perché questo è il significato ultimo dell'atto catartico, che dà risposta al disagio esistenziale di cui si parlava prima. E allora dalla nigredo siamo passati all'albedo, il momento catartico mosso dalla introspezione, dal disagio, l'atto catartico che ti porta all'introspezione. E quindi siamo alla fase dell'albedo alchemica. E anche qui non è che questo tipo di idea nasce esclusivamente nel Rinascimento. Già i pitagorici e già per Platone la catarsi, che significa appunto purificazione, liberazione, espiazione, redenzione, eccetera, 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 è la liberazione dell'anima dopo la morte, che per Platone era il ritorno dell'anima al mondo delle idee, ovvero la perfezione dopo la costrizione limitante vissuta dentro la materia. Aristotele addirittura collegava la catarsi al potere purificatore della musica e della rappresentazione tragica, confermando quindi il ruolo catartico dell'arte, che poi la catarsi è stata oggetto di indagine da parte praticamente di tutti nel corso dei secoli. Quindi, in questo tentativo molto semplice di definizione dell'artista, possiamo osservare quindi quelli che sono i punti fondamentali dell'inizio o di quel percorso iniziatico così efficacemente descritto nei corsi dei millenni attraverso il linguaggio mitologico. A me viene sempre in mente il mito di Inanna quando si parla di un percorso iniziatico. Penso che sia l'esempio più semplice da citare e l'esempio più calzante. Inanna che scende agli inferi, trova la sua ombra, vi arriva spogliata, vi arriva nuda, perché ha perso tutti i retaggi del mondo fisico, del mondo materiale, perché questo rappresenta il simbolismo dello scendere agli inferi, e poi risale a superficie rinnovata, quindi, tra virgolette, salvata. E non è solo presente questo tipo di percorso nel mito di Inanna, perché alla fine la Divina Commedia che cos'è? La Selva Oscura che cos'è? È l'inizio del viaggio iniziatico. La Selva Oscura è l'anima e il disagio esistenziale di Dante Alighieri. Poi attraverso Virgilio e poi alla fine chi è che però lo porta nel paradiso, quindi nella Rubedo? Tanto sempre per citare un personaggio alchemico, è Beatrice, è l'amore, è il femminino. Infatti sempre nel Rinascimento, per tornare sempre al Rinascimento, è nel Rinascimento che nasce, che si sviluppa il dolce stil novo, quindi la funzione taumaturgica della donna, non della donna in quanto donna, cioè del femminino sacro, la riscoperta del femminino sacro. Infatti, il linguaggio mitologico sintetizzabile nelle tre fasi alchemiche di Nigredo, la bile nera governata da Saturno che abbiamo visto poco fa, Albedo e Rubedo, che cosa corrisponde? Corrisponde al ricongiungimento degli opposti, almeno in alchimia questo è la catarsi, il ricongiungimento degli opposti, la chiusura del cerchio, se vogliamo prendere a prestito quello che volevano fare i pitagorici. Perché di Pitagora, noi conosciamo il teorema di Pitagora, del cateti e dell'ipotenusa, ma dietro tutto lo studio geometrico, ed è questo quello che mi affascina di questi pensatori, di questi filosofi e quant'altro, che dietro tutti i loro studi c'era questo come scopo, ovvero
il riuscire, ovvero trasformare la catarsi in salvezza reale. Cioè i pitagorici non studiavano la geometria perché gli piaceva studiare geometria, studiavano la geometria, studiavano i numeri e quant'altro, perché attraverso la geometria, attraverso i numeri, loro si muovevano attraverso il loro percorso di studi, che era un percorso di studi che avrebbe dovuti portare alla salvezza, chiamiamola così. E in questo percorso anche il numero, anche il Pitagora, anche le teorie, diciamo la geometria di Pitagora, diventa semplice simbolo. Simbolo attraverso il quale noi possiamo vedere oltre la semplice quadratura del cerchio, tanto per intenderci, che era il mito inseguito dai pitagorici, perché di fatto è impossibile la quadratura del cerchio, almeno nel mondo reale, che rappresentava appunto questa spinta, questo cammino verso un qualcosa che va oltre, l'unione di spirito e materia, di maschile e femminile, di sole e di luna, in definitiva il ricongiungimento di tutto questo, l'androgeno che vediamo rirappresentato, purtroppo non si vede benissimo, l'androgeno che era un simbolo alchemico presente nell'arte alchemica, arte appunto anche in questo caso nata e sviluppatasi durante il Rinascimento, l'androgeno il Rebis, che appunto rappresentava attraverso l'unione di tutti gli opposti il ritorno all'uno, quell'uno che all'inizio dei tempi si è frammentato da noumeno, è sceso a fenomeno, si è frammentato in questo universo e che alla fine dei tempi, passatemi il termine, anche se il tempo non è lineare, è ciclico e quant'altro, dovrebbe ricongiungersi all'uno. E questo è quello che vogliono rappresentare questi simboli. Quindi l'unione di tutti gli opposti, il ricongiungimento di tutti gli opposti attraverso una o tante vite, se si vuole credere alla teoria della reincarnazione, fino quindi alla trasmutazione della materia in spirito, fino allo stato della nirvana, che è il ritorno al mondo delle idee platonico, dove sostanzialmente hai concluso tutto quello che dovevi fare, che corrisponde alla trasfigurazione di Gesù Cristo sul Monte Tabor. In ottica simbolica, chiamiamola così, cristiana. Un percorso, quello della grande opera alchemica, che si sviluppa tanto nel microcosmo del proprio essere, presi come singoli, sia nel macrocosmo dell'intero universo, che rappresenta un infinito progero alchemico dove la materia e lo spirito, attraverso i processi di dissolve e coagula, continuano a dissolversi e a riunificarsi, quindi a morire per rinascere, in virtù proprio di questo meccanismo, che alla fine è il meccanismo, l'unico meccanismo che regola le dinamiche dell'universo e di noi stessi. Così come l'arte e il furore artistico ci descrivono il percorso alchemico, essa diventa fondamentale, secondo me, una fondamentale lente di ingrandimento, o meglio di un caleidoscopio, l'ho voluta definire, della storia dell'uomo, in quanto molto meglio di altre discipline è in grado di raccontarci dinamiche socio-culturali e filosofiche del contesto di riferimento. Anche qui l'arte rinascimentale ha dato il suo contributo, ma vorrei partire invece proprio dall'infanzia dell'umanità, che poi viene rappresentata anche nel capolavoro di Kubrick, 2001 Odissea nello spazio, con il monolito. Ho voluto portare come esempio le pitture rupestri delle impronte delle mani. Perché? Perché secondo me, quando la prima scimmia, chiamiamola così, passatemi il termine, quando il primo uomo ha sentito l'esigenza di lasciare l'impronta delle proprie mani, quello corrisponde al monolite nero di Kubrick in 2001 Odissea nello spazio. Perché? Perché l'atto di mettere la propria impronta è il momento in cui nell'uomo nasce, secondo me, smentitemi, cioè poi possiamo anche confrontarci al riguardo, nasce la consapevolezza di esistere. Ma la consapevolezza di esistere
corrisponde all'essersi cibato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, almeno dal punto di vista simbolico. In quel momento l'uomo si rende conto di esistere, acquisisce la consapevolezza di esistere. Ma quella è anche la discesa nella materia. Se vogliamo prendere a riferimento i testi gnostici. Perché quando scendi nella materia? Quando, ahimè, acquisisci consapevolezza di esistere, che comunque è un percorso necessario, lo vedremo subito dopo. Quindi la discesa nella materia, la scoperta della dualità, la scoperta della separazione. Sono io contro il resto del mondo e metto la mia impronta perché sono io contro il resto del mondo. Non contro in senso antagonista, ma si realizza quella separazione. Tant'è vero che anche nella Bibbia, infatti, si dice, dopo che hanno mangiato il frutto, si accorsero di essere nudi. Quindi si accorsero di esistere. Prima no, prima erano connessi all'uno, erano connessi al tutto. Quello è il momento in cui si scende nella materia, che dal punto di vista gnostico è il peccato in assoluto, voglio dire, dal punto di vista gnostico, è il danno più grosso che possa esistere. In realtà, se facciamo in tempo, vedremo che non è propriamente, almeno dal mio punto di vista, un danno assoluto l'essere discesi nella materia. Perché comunque, anche se la scoperta della dualità e della separazione, quindi la separazione tra Dio e il resto del mondo, comporta tutti gli interrogativi che l'uomo si pone da migliaia di anni, da decine, da centinaia di migliaia di anni, in primis il mistero della paura della morte, perché nel momento in cui io sono separato dall'uno non riesco più a conoscere l'uno, e quindi nel momento in cui muoio o vedo l'altro morire non riesco a darmi una spiegazione di questo, rimane un mistero, e ciò che è mistero necessariamente fa paura. Perché la consapevolezza di esistere presuppone un'iniziale separazione tra Dio e il resto dell'universo, cioè ovvero la consapevolezza di esistere presuppone un'iniziale separazione tra io e il resto dell'universo, tra l'ego, che sappiamo essere necessario da smussare, e il resto dell'universo. È una condizio sine qua non, non può essere altrimenti. Che corrisponde metaforicamente, abbiamo detto, alla discesa nella materia degli gnostici, al frutto della conoscenza, alla biblica cacciata dell'Eden e alla percezione dell'apparente dualità. È la nascita dell'ego, il monolite nero che vediamo in Kubrick, che vediamo in 2001, è la nascita, la comparsa dell'ego. E l'ego è anche, dal mio punto di vista, quelle scorie che circondano la figura che Michelangelo va a scoprire togliendo e scolpendo il blocco di marmo. Ma è anche il principio del cammino iniziatico che, come abbiamo visto, tende al raggiungimento degli opposti. Una qualità che i cosiddetti popoli naturali forse avevano già in parte compreso e superato. E anche qui l'arte ci aiuta a raccontare e descrivere questo momento storico. Quello che, sempre dal mio punto di vista, mitologicamente viene ricordato come l'età dell'oro. E infatti presso questi popoli l'arte era fiorente e sofisticata, perché l'arte è anche l'espressione, è anche quell'espressione dell'essere umano che rivela, racconta, sintetizza il contesto sociale e la cultura di un popolo. Ed è grazie ai reperti artistici pochi che ci sono arrivati che noi possiamo toccare con mano la grandissima differenza tra i popoli naturali, cioè tra un modo di concepire il mondo e un altro modo di concepire il mondo, che ho voluto citare anche in questa serata, perché secondo me è fondamentale, perché è un momento storico che determina antropologicamente tutte le brutture, tutte le negatività, tutti i limiti delle dinamiche, delle caratteristiche del sistema, della forma mentis, della forma pensiero, non solo occidentale, ma del mondo intero, che è il momento in cui viene soppiantata la gilania, le società gilaniche nella vecchia Europa, a vantaggio dei pastori nomadi kurganici che arrivano in Europa, annientano la gilania, che era una società
basata sulla collaborazione, basata su un tempo circolare, basato sul mistero della fertilità femminile, perché abbiamo il culto della Dea Madre, per decine di migliaia di anni troviamo reperti archeologici, manufatti artistici che raffigurano la Dea Madre. Dopo non c'è più niente, viene fatta tabula rasa e viene innestato il sistema prevaricatore di matrice patriarcale dei Kurgan. Feci una volta una puntata del podcast che durò circa 2 ore e mezza, quindi non è che la possiamo riproporre in una di queste serate, dove appunto si andava a descrivere proprio le dinamiche socio-antropologiche che hanno portato i pastori Kurgan a soppiantare la tirannia, ma quindi soprattutto a trasformare completamente quello che era la visione del mondo, da un tempo ciclico basato sui cicli lunari, e ovviamente le donne possono capire il perché il ciclo lunare, si passa a un tempo lineare, dalla Dea Madre si passa a un pantheon divino di divinità maschili e guerriere, da un sistema cooperativo si passa a un sistema competitivo, da un sistema orizzontale si passa a un sistema piramidale. È quello che i complottisti, anche se a me non piace come termine, chiamano il nuovo ordine mondiale. Che cos'è? È il sistema piramidale, è il sistema prevaricatore che vede in ciascuno di noi un rapporto schiavo-padrone, né più né meno, se non addirittura padrone-merce. E nei rapporti umani il rapporto padrone-merce è ciò che è più nefasto possibile. E purtroppo però lo vediamo non solo nel macrocosmo filosofico socio-economico, ma anche e soprattutto, cosa più grave, nel microcosmo delle relazioni personali quotidiane. E purtroppo è una forma mentis talmente radicata che spesso e volentieri non ci rendiamo neanche conto di quanto sia presente nella quotidianità, nei rapporti tra marito e moglie, non è a caso, però per esempio lo devo fare, letto, nei rapporti sul mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Ma purtroppo tutto nasce lì. Perché anche il passaggio dal tempo circolare al tempo lineare, noi non è che ci pensiamo quando ci svegliamo la mattina, che tutta la nostra vita è condizionata dal concetto del tempo e da come ci approcciamo a questo e da come ci approcciamo adesso. Questo passaggio, ancora una volta, ci viene raccontato dall'arte e dai manufatti che possiamo vedere. Perché? Perché mentre prima avevamo una raffigurazione artistica, quelle sono delle pitture, degli affreschi a Creta, dove a Creta fino al 3000 avanti Cristo è resistita la tirannia, il culto della Dea Madre e quant'altro, si passa a forme stilizzate che rappresentano, secondo anche gli studi degli archeologi che l'hanno fatto e degli studi d'arte, questo non lo dico io, perché sennò ho una conferma da parte loro, rappresentano l'imbarbarimento culturale che purtroppo in quegli anni, e stiamo parlando di migliaia di anni fa, la società ha subito. E non è un caso sporadico, perché dopo la caduta dell'impero romano anche abbiamo avuto una regressione culturale. Sono tanti i momenti storici, perché essendo un tempo ciclico succede e succederà in continuazione, perché il ciclo alchemico di Nigredo, Albedo e Ubedo non è soltanto nel microcosmo ma è anche nella società. Gli imperi nascono, si dissolvono e dalle loro ceneri nasce qualcosa di nuovo, come insegna il mito della Fenice. Ed è, come avevo detto prima, era quel mondo giranico, anarchico,
dove avevamo i manufatti della Dea Madre non viziato dalla prevaricazione tipica della struttura piramidale di matrice patriarcale, con il connesso pantheon olimpico di divinità maschili, che forse viene ricordato nei miti classici e più di recente nelle correnti romantiche come l'età dell'oro arcadica. Un'Arcadia, un'età dell'oro, che da sempre viene vista, anche dagli artisti, come fuga da una società nella quale non si riconoscono, in virtù di quel disagio esistenziale di cui si parlava prima. E non è solo una caratteristica dei nostri tempi, ma il comune mezzo gaudio si dice, non è solo una caratteristica dei nostri tempi, se è vero che già in epoca romantica, va bene, 1800 va bene, ma addirittura il mito dell'Arcadia nasce nell'antica Grecia, quindi già nell'antica Grecia c'erano quelli che non si ritrovavano e non si riconoscevano nella società del tempo. Ma perché? Non era solo il fatto di non riconoscersi nella società del tempo, ma era una fuga o una volontà di emancipazione, sì, da una società soffocante e non rispondente alle esigenze umane, un po' quello che si vive per alcuni nell'Occidente contemporaneo e che era tipica peraltro appunto degli ideali romantici di fine Settecento e inizio Ottocento, ma quella fuga è proprio la fuga da un mondo materiale in cui non ti riesci a riconoscere al 100%, quindi hai bisogno necessariamente di risposte che arrivano da un altrove, e quell'altrove non riesci a trovarlo, e quindi cerchi di raggiungerlo. Ed è quello sforzo di emancipazione dalla materia, o quindi del viaggio introspettivo, che è propria dell'alchimia e di un valido percorso iniziatico. Non puoi trovare l'Arcadia se non intraprendi un percorso iniziatico. Questo è il senso di quello che volevo dire. C'è un dipinto in modo particolare che secondo me descrive con buona fattura quello che è la spinta verso il cammino iniziatico e la ricerca esoterica, che secondo me ha a che fare molto con il romanticismo di fine Settecento e di fine Ottocento, perché d'altronde il romanticismo perché nasce, perché si sviluppa? Perché l'illuminismo, che tanto bene ha fatto all'Occidente, magari altre culture avessero avuto un'epoca dei lumi, adesso magari ci sarebbero meno divergenze di opinioni tra una parte del mondo e l'altra, l'illuminismo da solo non bastava. Il razionalismo dell'illuminismo non bastava. Con la ragione si trovano tante risposte, ma non tutte. Ed è anche il limite dello scientismo galileiano. Con la scienza trovi tante risposte. E guai a mettere in discussione quelle risposte, cioè guai a rinunciare alla scienza. Ma semplicemente non le può dare tutte. È solo questo il limite. Non è che bisogna obliterarlo tutto, cassare tutte le scoperte scientifiche che tanto bene hanno fatto. No. Bisogna riuscire a integrarle, ma ce lo insegna l'alchimia stessa, non è che devi distruggere, devi integrare. Ed è questo dipinto qui, il viandante nel mare di nebbia. Perché? Perché troviamo questo soggetto dinanzi all'infinito che appunto è rappresentato da questo mare di nebbia che si presenta davanti a lui, dinanzi a lui, e dove ritroviamo l'idea del vagabondare, l'idea dell'errare, il viaggio, il mito del viaggio, il mito romantico del viaggio è il mito romantico del viaggio all'interno di se stessi, sempre, sono sempre le solite cose che vengono replicate e ripetute. Perché? Perché il romanticismo, a detta proprio dei romantici dell'epoca, quindi degli scrittori romantici, dei filosofi romantici, eccetera, 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 è l'eco nostalgico di un eterno ritorno, la presenza di un assente mai dimenticato. E in questo richiama Platone la reminiscenza, la teoria della reminiscenza. In realtà tu non scopri niente di nuovo, semplicemente ricordi. Semplicemente ricordi, quindi quell'assente, quello che non trovi, quello che non capisci, quello che ti spinge a iniziare un percorso iniziatico, in realtà tu ce l'hai già dentro ed è proprio questo che ti porta a intraprendere il cammino.
E allora su questo voglio fare un passo indietro sul discorso dell'ognosticismo, dove la materia quindi veniva vista dagli gnostici come la cosa peggiore che ci sia, per valorizzare un attimo in più questa materia, questo mondo nel quale viviamo. Perché è vero che l'artista getta l'occhio oltre il velo di Maya, ma lo fa traducendo e trasformando le esperienze sensibili, le proprie esperienze, ciò che vede, ciò che sente, eccetera, eccetera. Quindi la materia, e qui superiamo il limite degli gnostici, perché alla fine gli gnostici cosa dicono? Che ti devi liberare dalla materia, va bene. Però il limite che viene dato agli gnostici è: ok, il modo più semplice per liberarsi dalla materia, sparati, ti sei già liberato dalla materia, hai già risolto, hai già raggiunto l'altrove. Non è così. La materia non va trattata come una nemica che bisogna distruggere, bensì come una sostanza da utilizzare. Ce lo insegnano gli alchimisti nei loro laboratori, nella simbologia del loro laboratorio. Prendevano la materia e la trasformavano. Il piombo si trasforma in oro. Ma se non hai il piombo, se non hai la materia, non puoi trasformarla in oro. Quindi, se non hai la consapevolezza di esistere, se non discendi nella materia, non lo puoi intraprendere il percorso per tornare all'uno. Quando Dio ha cacciato Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, non li ha puniti, gli ha fatto un favore, perché gli ha dato la possibilità di conoscere loro stessi e quindi di ritornare. E in quest'ottica Lucifero e l'Arcangelo Michele, raffigurati sul portale del giudizio universale della cattedrale di Notre Dame, perché anche l'architettura è arte, e soprattutto le cattedrali gotiche, come diceva il Fulcanelli, sono dei libri fatti di marmo, diventano rispettivamente allegorie delle forze creative che operano sinergicamente e che vediamo in tutte le tradizioni, in tutte le culture, lo yin e lo yang, appunto il simbolismo del sole e della luna, il simbolismo del maschile e femminile, sono due forze contrastanti, una contro l'altra, la simbologia di Lucifero e dell'Arcangelo Michele nella cacciata di Lucifero dai cieli, ma che operano sì una contro l'altra, ma sinergicamente. Ed è questo che l'alchimia ci dovrebbe insegnare a fare, ovvero non contrastare, ma trasformare attraverso la collaborazione, la sinergia delle forze opposte che regolano l'universo. Questo è quello che rappresenta l'arte alchemica del Levis, questo è quello che rappresentano i simbolismi citati, i simbolismi presenti nelle cattedrali gotiche. Questo è quello che ci tramandano e ci raccontano da migliaia di anni, con tutti i miti, con tutte le storie, con tutto il simbolismo ermetico possibile e immaginabile. Poi ci sarebbe da fare tutto un discorso sul perché il simbolismo ermetico, ma quello è magari sarà oggetto di un'altra serata, se avrete ancora piacere, dopo l'ammorbamento di questa sera. Quindi superamento del dualismo bene e male, da vedere non come forze opposte in guerra tra di loro, ma cooperanti tra loro sinergicamente, che appunto è il simbolo del yin e lo yang, bianco e nero, luce e ombra. Perché, come abbiamo detto prima, il soggetto può conoscersi solo in relazione con l'altro da sé. Non posso conoscere se sono la stessa cosa. Per conoscere questa bottiglia, io devo essere separato da questa bottiglia. Fino al momento in cui, grazie al percorso iniziatico, grazie alla comprensione dei miti, eccetera, 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 capisco che questa bottiglia fa parte del creato come lo sono io. Quindi facciamo parte tutti della stessa cosa, della stessa essenza, della stessa sostanza. Per cui prima mi separo, perché è l'unico modo che ho per comprendere che tutto è uno, e quindi che anche l'altro da me sono io stesso, cioè non esiste l'io, non esiste l'ego. Ho tolto le scorie dal mio ego,
ho capito che sono in relazione empatica con l'altro, con il resto del mondo, con il resto dell'universo, con il resto del creato. Ed è per questo che se torniamo a guardare il principio filosofico di tutto, è per questo che il soggetto assoluto, il noumeno, l'idea assoluta, secondo Platone, va a creare un universo, va a creare qualcosa d'altro, va a creare un fenomeno. Perché non poteva conoscersi. Perché ti puoi conoscere soltanto in relazione al fenomeno, dove il fenomeno è manifestazione di sé, esattamente come fa l'artista con la sua opera d'arte. L'artista crea l'opera d'arte per conoscere se stesso. E attraverso questo processo offre, con un atto d'amore, se vogliamo chiamarlo così, offre al pubblico, alla storia, il modo per poter continuare questo tipo di percorso. Per questo, secondo me, l'artista, come diceva Marsilio Ficino, è ciò che più di altri, cioè anzi, non ciò che più di altri, è ciò che meglio di altri assomiglia a Dio. Perché l'atto creativo, abbiamo detto, è qualcosa di divino. E quindi il divino, il noumeno, e non è il Dio con la barba bianca, quando parlo di Dio ovviamente, vabbè, già mi conoscete, già lo sapete, non parlo dell'uomo con la barba bianca raffigurata nell'iconografia cristiana, ma è l'assoluto, l'idea assoluta, il noumeno. Quello che per anni mi sono interrogato sul perché avesse, a un certo punto, avesse deciso di creare tutto sto casino che è l'universo. Perché? Perché il noumeno, se già l'idea assoluta del tutto, perché deve andare a creare l'universo? Perché probabilmente anche il noumeno c'era un disagio esistenziale come l'artista, che era quello che non poteva conoscersi, perché di fatto non poteva conoscersi, perché era già tutto quanto, era già lui. Quindi ha dovuto separarsi per potersi conoscere. D'altronde viviamo in un sogno, come diceva Shakespeare, e quello è il sogno. La realtà è il sogno del noumeno, è il sogno di Dio, dove noi siamo Dio, parte di Dio, vedete da come meglio credete, ma di fatto questo è. Oppure in un Truman Show, come direbbe la pronuncia, adesso mi insulterà per la prossima settimana, come direbbe Peter Weir, regista dell'omonimo film, The Truman Show, che è un film, e qui arriviamo alla cinematografia, perché anche la cinematografia, oggi, arte visiva, molti film, quelli che realmente sono degni di chiamarsi capolavori, secondo me, non sono nient'altro che l'applicazione del linguaggio mitologico oggi. Penso alla Storia Infinita, che va bene, era un romanzo, poi ha traslato anche in film, ma quello è il linguaggio mitologico. Anche Star Wars, dal mio punto di vista, è il linguaggio mitologico. Truman Show è la descrizione, secondo me, migliore, forse ancora di più di Matrix, a mio avviso, di quello che è il mito della caverna di Platone, di quello che è il pensiero agnostico. E infatti in The Truman Show abbiamo tutti questi personaggi, abbiamo il demiurgo, abbiamo l'uomo vero, Truman, che attraverso un percorso iniziatico che nasce da un disagio esistenziale, perché alla fine sempre le stesse cose si raccontano, che nasce dal disagio esistenziale della sua prima fidanzata che viene perso dal padre, perduto, dichiarato morto, che vive in questa bolla creata dal demiurgo fino a quando appunto, tanto l'avete visto tutti, immagino, giusto, posso spoilerare tranquillamente, l'avete visto tutti, fino alla fine in cui attraverso il viaggio, e guarda caso il viaggio dove? Nell'acqua che era la sua paura primordiale, la sua paura atavica, affronta l'acqua, il lago, il mare che c'è nella cosa, per poter quindi giungere alla consapevolezza che era in una prigione. E c'è una frase che sfugge ai più, che viene detta dall'autore di questo programma televisivo, che rappresenta il mondo, che secondo me è una frase molto significativa, molto importante, e che sfugge secondo me ai più, è quando dice, quando riceve le telefonate dal pubblico che gli dicono voi lo tenete in prigione, voi lo tenete schiavo, eccetera, 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 che è il gnosticismo puro anche questo. E lui a un certo punto dice una cosa, se lui avesse la volontà di uscire,
se avesse la volontà di essere libero, noi non lo potremmo fermare. Quindi il demiurgo, che gli gnostici vedono come figura negativa, sì, è vero, è negativa, ma in realtà è lì per darti la possibilità di scoprire, di conoscere te stesso e quindi di uscire. Perché se hai la volontà di intraprendere un percorso iniziatico, di superare la notte oscura dell'anima di San Giovanni, della croce, di prendere la barca e affrontare il mare anche se hai paura di annegare, quindi davanti a una volontà tale il demiurgo non ti può fermare, ma non è neanche il suo desiderio probabilmente, perché tu conosci te stesso e attraverso questo anche lui conosce se stesso. L'oracolo di Delfi che cosa ti dice? Conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi. È solo quello. Migliaia di anni per capire questo, io sono 10 anni che mi metto su queste robe qua, bastava guardare un film. Cineasti, che infatti affermava un pensatore francese contemporaneo, un filosofo francese, Gilles Deleuze, cioè già non so l'inglese, figurarsi il francese, i cineasti dicono sono paragonabili a pensatori più che ad artisti. Essi pensano infatti che con immagini movimento e con immagini tempo invece che concetti. In questo senso il cinema dovrebbe essere considerato, e secondo me ha ragione, la forma artistica in grado di darci la possibilità di riflettere e di fare filosofia. E il cinema è ciò che forse, cinema quello che è fatto bene, diciamo, il cinema è forse ciò che oggi rappresenta quello che nel Rinascimento veniva definita come arte alchemica, perché c'è un'infinità di film, a volte anche nei posti più inaspettati, che rappresentano attraverso la loro opera, in modo inconsapevole o meno, perché non è neanche detto che tutti quanti gli artisti sappiano realmente che cosa stanno facendo. Se sono artisti è perché hanno un'intuizione. Non dico che tutti quanti hanno avuto percorsi iniziatici come complottisti recitano sempre, no? Lì qua ne ho citati solo alcuni, Into the Wild perché è il mito romantico, 2001 Odissea nello spazio per N motivi, cioè se 2001 Odissea nello spazio ci vorrebbero 3 serate per dover discutere. Matrix, Al di là dei sogni per la teoria della reincarnazione, la storia infinita, ce n'è una marea, ce ne sono veramente un'infinità, inutile stare qui a discutere su quali possano essere, su uno o sull'altro. Queste sono riflessioni che poi, se questa serata ha avuto l'effetto sperato, queste sono riflessioni che poi lascio ovviamente a voi. Questo era il mio punto di vista, queste erano le chiavi di lettura nei confronti dell'arte, nei confronti delle dinamiche sulle dinamiche dell'universo, su ciò che regola i nostri comportamenti, le nostre azioni, sia appunto nel microcosmo come nel macrocosmo, ma ancora di più sul microcosmo, perché in realtà sono le azioni dei singoli che formano la collettività, che formano la società. Ci si lamenta, si fa polemica sul nuovo ordine mondiale, continuo a citarlo perché alla fine io ho iniziato con attraverso quell'ambiente lì, quindi sono entrato in contatto con complottisti, eccetera, eccetera, eccetera. Il nuovo ordine mondiale. Sì, il nuovo ordine mondiale di fatto esiste, ma è sempre esistito e sempre esisterà. È il patriarcato di cui abbiamo parlato prima, è la struttura piramidale. Non c'è il nuovo ordine mondiale, non c'è il grande vecchio con la barba, anche in quel caso, che tira tutte le fila. Le fila ce le abbiamo qua dentro. È la forma mentis, il nuovo ordine mondiale, la forma mentis patriarcale, che ci abbiamo talmente radicato nel cervello che neanche ce ne accorgiamo. Non c'è bisogno del grande vecchio. Purtroppo anche noi stessi abbiamo le nostre colpe, i nostri limiti e quant'altro. E appunto a volte non ce lo ricordiamo nemmeno. Ma se affrontiamo quello che gli ermetisti, gli alchemici e tutti quanti hanno sempre provato a dirci, noi inizieremmo quel percorso iniziatico interno, io viaggio nella psiche per togliere le scorie come faceva Michelangelo, per ricollegarsi all'uno, ma soprattutto per sviluppare quello che manca oggi, manca spesso oggi nel mondo, che è il carattere, diciamo, empatico, cioè di sintonizzarsi con l'altro, che sono i due precetti che stanno scritti nel Vangelo
che se il cristianesimo avesse puntato su quelli invece di puntare sul peccato originale, sul senso di colpa e su tutto il resto, forse oggi già avremmo un mondo migliore. Ma ovviamente il patriarcato del Kurgan non lo voleva il mondo migliore, per le motivazioni antropologiche che avevo descritto nella puntata del podcast. Non è che voglio fare pubblicità al podcast, il podcast è chiuso, quindi in realtà non posso più fare pubblicità. Però quella puntata era stata carina. Quei due precetti fondamentali che stanno scritti nel Vangelo: ama il prossimo tuo come te stesso e non fare all'altro quello che non vorresti fosse fatto a te. Tu non hai bisogno più di nessuna legge, non hai più bisogno di leggi. Se uno pensa a un sistema anarchico come era in realtà nelle culture giraniche, anarchia non vuol dire caos, ma questo già lo sapete, non c'è bisogno che ve lo venga io a dire. Anarchia non vuol dire caos, vuol dire che non c'è bisogno di leggi. Ma tu quando hai bisogno di leggi? Quando non sei capace di autogestirti. E quando non sei capace di autogestirti? Quando hai delegato tutto a qualcuno, compreso il pensare, compreso il pensiero. Quindi quello che l'arte ci vuole raccontare, quello che l'arte ci vuole esortare a fare, è quello che diceva Dostoevsky. Cioè non la forza, ma sarà la bellezza, ma quella vera, a salvare il mondo. E la bellezza non è la bellezza del bel viso, è la bellezza di quello che c'è dentro ciascuno di noi, che aspetta di essere riportato alla luce, come faceva Michelangelo con le sue opere. Se questa era la quarta o la quinta, spero che ce ne sia una sesta. Assolutamente sì. Tanto si parla di un linguaggio che credo che sia abbastanza comune qui, e quindi sono argomenti che ritengo molto efficaci per la crescita reciproca, perché nello scambio, nel confronto, quando si trattano di soggetti come questi, credo che ci siano sempre degli spunti per ottenere nuove intuizioni, no? Per poter ragionare di cose che non sono mai fini a se stesse, hanno sempre degli orizzonti vastissimi, quindi da un'idea, da un concetto magari espresso in altre parole, perché tu hai detto delle cose che magari abbiamo già macinato, però ridette con certe, diciamo, tonalità, può darsi che possano innescare un po' di riflessione. Ma io quello che ho sempre cercato di fare in realtà, quando approccio al pubblico in merito a questo, è quello appunto sempre di cercare di presentare un punto di vista, un'opinione, nella speranza che da questo nasca la curiosità o l'idea in chi mi ascolta di approfondire poi da solo, perché è l'unico modo. Avevo scritto una volta un articolo che alla fine io non posso spiegarti il gusto di una torta, cioè la torta te la devi mangiare, e oltre a mangiarla forse è meglio che te la cucini anche, cioè che ti fai lo sforzo per poterla cucinare. E su questo mi ricollego al discorso dell'ermetismo: perché il simbolismo, perché l'esoterismo, perché quel velo di, chiamiamolo, mistero e tutto. Perché in quell'articolo citavo l'esempio del pesce pallo. Se io tengo a una persona, non gli dico di cucinarsi il pesce palla, perché rischia di essere velenoso, rischia di essere tossico. Per cui è importante che prima che quella persona arrivi a cucinare il pesce palla, quindi si nutra della conoscenza, del metodo, abbia imparato come farlo. Perché se no si rischia di sfociare dove? Nel fanatismo, nella follia, nell'incomprensione anche. Certo, assolutamente. Le prime volte che parlavo di determinate cose mi prendevano per, cioè già pensavano che sgozzavo i gatti neri per in giro, poi in realtà il gatto nero c'è da casa e gli voglio un bene dell'anima. Ma voglio dire, le prime cose, parlavi di Lucifero, vedevi la gente che scappava così, proprio come i topi dal Titanic. Era una cosa così. E perché sono anche questi automatismi, no? Sono anche queste delle immagini che sono state cacciate talmente tanto a forza. Io trovo, cioè mi trovo molto in linea con quello che tu hai detto, cioè che
questa serata è stata veramente piena di suggestioni e di immagini davvero illuminanti, a mio avviso. Sai che io e te siamo sempre un po' su delle linee che si incontrano armonicamente, quindi ovviamente mi è piaciuta tantissimo, ma credo obiettivamente, insomma, di dare il mio gusto personale, che ci siano state veramente delle cose illuminanti che hai detto questa sera. Mi è piaciuto tanto, ma per fare un esempio, perché erano veramente tantissime le cose stupende che ci hai raccontato. L'idea, per esempio, il grande tema di Dio che cerca di conoscere se stesso, beh, io credo che sia un tema stupendo sul quale varrebbe la pena di fare diversi approfondimenti. In parte esiste anche nella Kabbalah, perché per esempio la prima sfera, quella in alto, che è la sfera di Keter, la sfera della corona, è il primo vagito dell'autocoscienza, cioè la nascita dell'autocoscienza, quindi è Dio che prende atto di se stesso, mettiamola così. È l'immissione dell'atto conoscitivo e autoconoscitivo nell'esistenza. E istantaneamente, perché poi la bellezza dell'albero della vita è che è sincronico, dall'uno parte il due. È la descrizione della discesa, la descrizione della discesa e della risalita. Infatti. Quindi dall'uno pacchi il due per il tramite dell'atto autoconoscitivo. E questo è molto interessante perché si apre una serie di tematiche incredibili. Per esempio, questa sera si parlava della difficoltà oggi di fare comunicazione. L'altra sera avevamo avuto il dottor Carfagna che ci aveva raccontato anche lui ce ne ha parlato come psicologo indiano, della difficoltà della comunicazione oggi. Ma certo, perché se noi conosciamo solo noi stessi, quindi moriamo in questo, il concetto anche del daimon, la conoscenza del daimon, ma il daimon conosce se stesso attraverso la tua conoscenza del daimon, cioè si apre, secondo me, no, una quantità veramente vasta e intricata di tematiche. E il tema di Dio che conosce se stesso, lo sai bene, è stato toccato nella storia della filosofia come giustificazione della creazione. Io credo che sia forse una delle prime volte che lo tocchiamo qua, questo tema, quindi l'ho trovato particolarmente... Che c'è? Chiedeste di aprire la finestra. E quello è interessante, è un glifo che è stato elaborato, vabbè, d'accordo, l'aspetto leggendario, ce l'hanno fatto i padri della... vabbè. Però in realtà è stato elaborato probabilmente fra il 1100 e il 1300 in una zona geografica che potrebbe essere il nord della Spagna, il sud della Francia, dalla cultura ebraica che ivi aveva luogo e si era sviluppata dopo le varie diaspore, naturalmente, anche in senso appunto esoterico e iniziatico. Ed è molto interessante perché è un glifo molto complesso da spiegare, perché veramente potremmo fare una serata lunghissima, però tocca tutti gli aspetti, può essere letto in senso ontologico, gnoseologico, metafisico, cioè veramente può essere letto in molti modi, veramente un grosso enigma, ma che in realtà poi disvelato, siccome funziona per analogie di simboli, poi in realtà diventa in realtà molto facile e agile da capire a livello di funzionamento. E quindi ecco questo paragone, questo tema mi ha colpito molto, perché forse è una delle prime volte che lo trattiamo qui, il tema di Dio che conosce se stesso per il tramite della creazione. Qualsiasi cosa si voglia intendere con Dio, perché la stessa cosa, cioè non cambia niente, cioè, che Dio siamo noi. È quello purtroppo l'evita del linguaggio, ma la bellezza di questi grandi argomenti filosofici è che sia che Dio siamo noi, sia che Dio sia un signore con la barba, non ce ne frega niente, perché questo è valido nello stesso identico. Sì, anche perché una volta che capisci il concetto e il meccanismo, poi lo applichi, come dicevano gli emetici, così è come in alto, certo, come in basso, e quindi... Assolutamente. Vai a declinarlo su qualsiasi aspetto della realtà, tangibile e intangibile. E niente, io allora, prima di lasciare andare, insomma, il nostro Paolo, che
e di lasciare andare tutti voi che siete qui e le persone che ci stanno seguendo da casa, lasciando appunto che si depositino questi grossi concetti di cui abbiamo trattato questa sera. Chiedo se ci sono delle domande, se ci sono delle curiosità, se c'è in particolare qualche cosa su cui si vuole porre l'attenzione. Diversamente lasciamo sedimentare. Naturalmente le persone da casa possono scrivermi un messaggio privato, come dico sempre, e poi noi gireremo le domande nel caso al nostro conferenziere. Diversamente, dicevo, lasciamo un attimo sedimentare, perché io credo che questa sera tu veramente ci abbia portato degli argomenti davvero eccezionali, sui quali sia necessario fare ampie riflessioni. Se non ci sono domande, visto che lui ha concluso citando un concetto interessante, che è questo di anarchia, no? Non inteso come caos, ma come non necessità di un legge. Allora, ecco, qui mi è venuto in mente che proprio Telema dice che non c'è altra legge, eccetto fa ciò che vuole, cioè sarà tutta la legge. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente se tu hai scoperto te stesso e ti sei quindi armonizzato con tutto, non c'è nessuna altra legge da applicare, per cui è la base di quell'anarchia che tu dici. Perché sei giunto all'atto di autodeterminazione, certo, cosciente. Il problema è che per arrivarci devi autodisciplinarti, per cui devi avere le tue leggi, che sono le tue leggi profonde, intime, che sono individuali. Sei tu che ti autocorreggi e ti autodestini. E questo è il processo dell'iniziazione. Ed è un discorso difficile da fare, perché quando si dice faccio che vuoi essere tutta la legge, poi magari uno dice sì, purché non fai del male a nessuno, no, allora non hai capito cosa vuol dire. Perché non c'è neanche, non c'è più neanche il rischio, perché ti sei però è necessario l'atto di autodeterminazione cosciente, certo. Altrimenti sfoci nel caos, esatto. Ma che non è anarchia, esatto. Perché essendo caos. Però la mente semplice confonde il caos con l'anarchia, esatto. E da qui l'esigenza di dire sì, però non far del male. Sto parlando di anarchia. Quello diciamo, sto parlando di anarchia. Esatto. Ma nel momento in cui raggiungi l'atto di autodeterminazione, ciò che ti piace non è necessario, non può più essere ciò che vuoi. Esatto. Perché non c'è più differenza. Perché non c'è più differenza. Certo. Perché c'è aderenza completa. Assolutamente, infatti. Sì, sì. Altrimenti c'è la prevaricazione. Assolutamente. Perché finché non superi, perché poi alla fine è quello, devi superare prima il sistema piramidale e il sistema orizzontale, perché finché c'hai la prevaricazione in testa non puoi autogestire. Prevaricazione fra tutti, infatti in te dice non si è fatta differenza in voi fra una cosa e l'altra, perché da ciò deriva il danno. E non è il principio dell'empatia, non fare differenza tra una tra te e l'altro, non è il principio di ricongiungimento ad uno, sono sempre le stesse cose che tornano. Solo che per questo che poi anche questo tipo di percorsi iniziatici non viene, anzi viene, sapete meglio, viene osteggiato, certo, viene demonizzato, viene criticato, perché è l'unico modo in realtà di uscire per contrastare il sistema, per uscire dal Truman Show, per contrastare il sistema. Come lo contrasti il sistema? Parte tutto da qua. È ovvio, non puoi fare... dall'atto di autodeterminazione cosciente. Esatto. Se non compi quello, esci e sei complice. D'accordissimo. Grazie. Grazie. Thank you.